Capodanno il 31 dicembre, prima però c'è il lungo periodo natalizio e le casette, oltre al Corso Vittorio di Piazza Jena e Piazza del Carmine, stanno per arrivare anche in un altro punto della città. Sindaco Truzzu. Sì, abbiamo pensato di ipotizzare una presenza anche in periferia e quindi l'ipotesi è caduta su Piazza San Michele. Stiamo aspettando, diciamo, meglio, abbiamo ricevuto delle proposte, stiamo facendo delle valutazioni per capire se anche questo pezzo di città può godere di un mercatino di Natale. A proposito di Natale, tanti eventi, si parte il 15 dicembre. Sì, tanti eventi, animazione ovviamente nelle piazze, luminarie che sono già in campo in gran parte della città, in accordo anche con l'associazione dei commercianti, perché questa è stata la scelta quando ci siamo visti ai primi di luglio insieme a loro per programmare le attività natalizie, e poi, come detto, come gli anni scorsi, anche una buona attività di animazione che possa consentire di regalare ai cadalitani, diciamo, una settimana di magia, come deve essere veramente il Natale. Lei poco fa in conferenza stampa si è, tra virgolette, lamentato di chi si è lamentato per le luminarie già installate. Sì, ho detto chiaramente che siamo campioni del mondo nella capacità di trovare qualcosa che non funziona. Faccio presente che in altre realtà europee le luminarie cominciano a settembre. Il fatto che qua, diciamo, intorno al 10-15 novembre siamo presenti le luminarie, penso che non possa essere considerato un motivo di cui dispiacersi, ma anzi il fatto che si è riusciti a programmare per tempo in accordo con le associazioni dei commercianti, e per cui le nostre vie sono più gradevoli già da metà novembre e lo saranno sino a gennaio.